Ciao a tutti da Dead Orange e benvenuti a tutti a un nuovo episodio di Super Heroes Reviews, la mia rubrica di accensione a tema materiale, supereroistico, statue ed action figure e molto altro ancora. Come preannunciato quando avevo fatto l'accensione del Marvel Legends 3 pack, vi avevo promesso che prima o poi avrei portato più o meno il quadruple pack, ed ecco quello qui. Questo è un Marvel Legends quadruple pack, più o meno lo chiamo io così, tanto da Captain America Civil War, con quattro bellissime Marvel Legends. Allora, vi avviso subitissimo di una piccolissima cosa. Questo qui ce l'ho già da un po' da gennaio, principalmente. Ho perso molto tempo perché devo finire l'accensione del 3-pack, un po' per le altre cosette sul mio canale. L'ho trovato al Disney Store ad un'offerta strascontatissima che non aspettavo mica mai nella vita, proprio a 27 euro. Probabilmente è invenuto tutto perché avevano pochi accessori a queste figure, magari forse hanno ottenuto poco successo, comunque sia. Mi è capitato questo grandissimo colpo di fortuna, cioè ovviamente sono veramente proprio molto contento, perché era già da un casino che lo adoravo questo pacco qui. E infine vi avviso l'ultimo prognostico, che questa recensione qui sarà divisa principalmente in due parti, e a differenza di come tutti gli altri aspettavano, non la farò in quattro parti. O meglio, in questa prima puntata qui faremo un rapidissimo unboxing e una review su Falcon e un'analizzata molto rapida a Captain America, poi sono dallo sculpt in generale modo e come è fatta, proprio senza, diciamo, gli effetti di danneggiamento. Per quanto riguarda l'articolazione, cosa penso io di K, potete tranquillamente vedere la sua accensione, di cui metterò il link in descrizione. E nella seconda puntata invece faremo la seconda parte invece di queste due figure qui, che rappresenterebbero il Team Iron Man, o meglio Iron Man Mark, quanto sei stato pulitissimo, senza sporcature proprio, e il mitico War Machine, che ovviamente è fantastico, ma non vi prognostico nient'altro. Bene, cominciamo subitissimo con un riepilogo rapido della scatola. Cominciamo subito facendo un riepilogo rapido della scatola, proprio com'è. Allora, dunque, qui possiamo vedere lo sfondo che c'è anche nel 3-pack, o il 3-pack lo chiamavo così perché non è semplicemente action figure, tutto questo qua invece è 4 per pack perché ne ha 4, ma vabbè, è un piccolissimo dettaglio mio. Comunque, qui abbiamo l'ultima stella, il Captain America, veramente molto fichissima, molto ben danneggiata. Vabbè, le Legend Series, Civil War, Captain America, i nomi delle action figure: Falcon, Captain America, Iron Man e War Machine. Poi qua sopra, beh, abbiamo solamente la scritta di Captain America Civil War in questo atto qui, Legend Series. In questo atto qui da scatola troviamo un piccolo punto che rappresenta un po' il Team Cap, meglio con il bellissimo Falcon, e qui sotto con Captain America, veramente molto fichissimo, ci sta anche molto bene la scelta di darla in blu. Nel lato opposto della scatola troviamo anche qui le magie che rappresenterebbero il Team Iron Man, stranamente è in blu, mentre invece dovrebbe essere in rosso, perché rosso è il colore del Team Iron Man. Comunque siete un War Machine e qui Iron Man. Tra l'altro, una cosa, War Machine, il cannone qui mi sembra un po' sbagliato, quello che ha, voglio dire, nella figura è un pochino più diverso. Dall'altro lato della scatola troviamo delle rapidissime biografie sui personaggi e nulla di più, o meglio su Falcon, su Captain America, su Iron Man e su War Machine, che è veramente fichissimo, proprio totalmente. Diciamo che questa scatola qui non ha moltissimo proprio da dire, se non che nella parte qui sopra io ci ho rimosso semplicemente la parte, quella, sapete, come dovevo portarla come una valigetta, perché mi dava veramente molto fastidio e non ci vuole ad stare. Comunque sia, scatola veramente molto fighissima. Io credo probabilmente che la terrò, e se volete leggere tranquillamente le biografie potete anche farlo tornando un momento indietro e mettendo in pausa. Beh, proprio questo che ho fatto vedere. E vediamo adesso la figura di Falcon, ed ecco qua il nostro bellissimo Falcon. E allora, che dia fin da subitissimo, è veramente fatto molto bene e veramente molto simile a quello del film. Mi sembra quasi totalmente proprio su tutti i lati, devo dire proprio che mi pare veramente bellissimo proprio. Scusate, se state vedendo un pochettino, un po' perché c'è una luce seconda, è perché ho acceso una mia seconda luce, che è la luce fredda, che altro principalmente. Comunque sia, diamo una rapida occhiata su scatto, che è fatto veramente molto bene. Qui mi piace veramente moltissimo, hanno scolpito queste linee qui. Il volto, bisogna dirlo, che è veramente molto figo, ci sta, ed è molto simile a quello dell'attore, che non mi ricordo bene come si chiama. Scusatemi proprio, ma certi nomi riesco un po' a ricordarmi, un po' malaccio, quindi ricordo un po' bene, perché principalmente
mi sono informato molto su questo qui, devo ancora informarmi, perché Falcon è un personaggio che mi piace moltissimo, c'è anche tranquillamente la sua barbetta, molto bellissima, qui gli occhiali che sono veramente proprio ben messi, proprio perfetti proprio su tutti i fronti, uno scappamento qui che continua proprio su tutti i fronti, anche da questa parte qui, veramente quando alzo l'articolazione che è veramente fighissimo. Poi anche sulle spalle continua molto bene, c'è anche tranquillamente i vari lati, più che altro principalmente qui che serve come per comandare Red Wing qui sopra. Notato che qui le mani purtroppo che non sono intercambiabili, ma non importa, sono un po' aperte come se dovessi impugnare delle pistole, perché ovviamente nelle film di Ant-Man le usava e in The Winter Soldier, qui stranamente non le utilizza. Anche qui ovviamente è fatta molto bene la cintura, veramente ok, ci sta veramente molto fichissimo proprio, e anche qui gli stivali, ovviamente qui non mi ricordavo che avesse fatto un buon livello di dettagli, proprio bellissimo proprio anche qui sotto, e anche qui anche per scarpette si sono impegnati veramente proprio moltissimo, che dettaglio veramente fantastico, anche su spalle veramente ottimo. Ah, forse qui noterete che leggermente in questa spalla qui c'è una leggera colorazione, perché principalmente si sta un pochettino spiedendo tutto qua. Ma adesso passiamo al punto forte di questa figura qui, che chiaramente mi piace moltissimo, o meglio gli accessori da cui è accompagnato, solamente la cosa più figa. E forse mi pare, credo che fosse è al pari con War Machine degli accessori, perché Cap invece ne ha veramente quasi uno soltanto, e invece Iron Man proprio nullo. Quindi voglio dire che vale la pena proprio averlo, che ha veramente dei buonissimi accessori, però voglio dire non proprio perfetti, ma comunque se li vediamo subitissimo. Allora, per cominciare, Falcon è accompagnato qua dietro dal suo bellissimo zainetto che usava in Capitan America Civil War, chiaramente anche è immovibile, ci sono alcune parti che si nota pochissimo per le ali, e qui c'è anche la parte semplicemente facilmente immovibile con Red Wing, che ok, che sì, c'è questa parte qui che fa solo per stare qua dietro, ma perché non hanno messo il pezzo qua dietro con le ali, proprio un secondo accessorio? E che cacchio, questo un po' mi dispiace, un casino. Red Wing è stato fighissimo nel film, e qui purtroppo proprio non c'è veramente. Ma dico io, che cacchio costava mettere un altro accessorio? Povero Falcon, dai, ma poverino. Infatti adesso credo proprio che mi dovrò ripermelo io cercarmelo un momentino su internet, perché veramente non credo che si può proprio avere una cosa così, ed è quasi un peccato, perché questa figura qui è riuscita quasi sì, proprio perfetta proprio ad uscirne. Poi infine il nostro Falcon è accompagnato dalle sue ali famosissime, molto modificate, se vi ricordate in Capitan America The Winter Soldier, queste sue due bellissime ali che sono fatte veramente molto bene, mi piace veramente moltissimo il colore qui grigio, che ok, è veramente molto buono, proprio perfettissimo, proprio con un po' di nero che proprio lo riesce ad andare proprio alla perfezione, e nulla di più. Andiamo adesso ad attaccare le ali sulla sua figura principalmente, dunque che se non erro si dovrebbero mettere non in questo lato ma così, in questo metodo credo, poi se sbaglio sì credo proprio così, se ho sbagliato poi chiedo scusa, ma non è facilissimo capirlo, voglio dire, con queste alone qui che lo rendono gigantesco è un po' difficile. Mettiamo anche la seconda per il nostro Falcon, ed eccolo qua il nostro Falcon proprio con le sue bellissime ali aperte spiegate, veramente, ma dico veramente molto fighissimo, proprio mi piace veramente da impazzire, proprio veramente molto bene, e hanno parecchio anche bene Falcon, e proprio ci stanno veramente bene, aggiungo veramente questo un tocco veramente in più, veramente molto mio. L'unica cosa che un pochino mi dispiace è che non si possono mettere in altri metodi, voglio dire, le ali, è un po' complicato un po' da spiegarvi, comunque sia ci possono stare molto bene, e poi possiamo anche dare chiaramente la classica pose che aveva anche nel film, principalmente vabbè, piegando le proprio così. Adesso vi sono a farvi vedere una piccolissima cosa di Falcon per la sua posabilità, o meglio metto solamente sulla sua action base e vedo in posa volante, ovviamente ci taglio solamente un casino, vi riporto il minimo tempo possibile, proprio un paio di secondi proprio e basta. Vediamo subito sulla sua basetta, ed eccolo qua Falcon sulla basetta, e che dire, veramente molto figo, ci sta veramente molto bene, niente, mi piace veramente un casino, ho messo semplicemente in questa posa qui, veramente molto semplicciosa. Ah, e tra l'altro ho cambiato anche la posizione dell'ali, perché l'avevo messa totalmente al contrario, vi chiedo scusa, veramente un casino che l'ho messa veramente in un metodo sbagliatissimo, vi chiedo veramente scusatemi, ma
un po' la confusione proprio di stare. Comunque sia, ci sta veramente molto, ma dico molto fighissimo. Guardate che bella proprio la posa a Eva con le sue ali bellissime. Veramente mi piace veramente un casino. Prima di passare a capo, vediamo rapidamente le articolazioni che ha questa figura qui. Credo che sono anche abbastanza buone. Allora, per cominciare, abbiamo qui la testa, che è su sfera, che si può tranquillamente abbassare così in basso. Si può alzare ben così poco verso l'alto. Un po' un peccatino per questa figura qui. Poi abbiamo principalmente il braccio, che si alza solo fino in questo metodo qui, in chiusura qui del braccio fino a questo metodo qui, la rotazione del bicipite e il movimento per la mano. Poi abbiamo la classica articolazione qui sul busto, che consente di essere spostata così all'indietro e così in basso. E dico una cosa, per una volta si nota un pochettino di più che si piega per bene in basso, perché proprio nelle alte è proprio quasi inesistente, non si vede quasi per nulla. E poi abbiamo la rotazione del busto a ben 360 gradi. Poi la gamba può fare un calcio solamente fino a questa altezza, ma ok, ci può stare anche lo stesso, non mi dà fastidio. E abbiamo anche il piegamento, che resta poco proprio di così, veramente un pochino un po' mi dispiace. Ci abbiamo poi la rotazione qui della caviglia in questo metodo qui, e poi abbiamo l'intero del piede che si piega in questo metodo qui e può ruotare così in questo metodo. Passando a vedere il nostro cap, e qui devo dire che finalmente sono veramente molto contento. Io solamente che sarà veramente un'analizza rapida del paint e solamente una finalizza anche del suo bellissimo scudo. Vi dico una cosa, finalmente ho una figura di cap del MCU, Marvel Cinematic Universe, finalmente decente. Perché si ricordate per bene, quella che avevo prima di Captain America è abbastanza buona, ma se ricordate qui che schifezza, questo punto qui al ginocchio, andatevi a vedere la recensione. Ma vabbè, comunque sia, qui devo dire che è fatta veramente molto bene. Ve l'ho detto, lì è quasi simile al 99,9% al Captain America che si vede nel film, perché ha questo simbolo qui di Avengers che non mi piace per nulla. Per dirlo, che dirlo, lo scarpe è veramente molto ben realizzato. Qui ovviamente sono veramente moltissimo contento. Hanno rimosso anche quelle macchie lì che mio padre davano un pochino fastidio, perché poi tra l'altro Cap non l'aveva per nulla nei film di Captain America Civil War. Bisogna dire che qui è fatta molto bene, ovviamente nessun problema, nessuna sfumatura proprio in particolare, ma proprio molto, ma dico proprio moltissimo benissimo, proprio veramente mi piace veramente un casino. Vabbè, c'è anche la sua fantastica cintura qui, che è una piccola cosa, siamo 20, e che veramente mi piace veramente moltissimo. E poi qui c'è anche il suo bellissimo scudo da cui è accompagnato, e che finalmente qua è totalmente per, dico per bene. E vi metto a comparazione Captain America e Falcon, principalmente con la vecchissima figura che avevo ricevuto a Natale, vabbè, di Captain America danneggiato, così per dare un ultimissimo sguardo, perché probabilmente credo che non la metterò più, voglio dire, un pochettino, non mi dispiace, ma sinceramente a troppo sporco, che sinceramente è troppo esagerato. Vi metto a comparazione vicino a Falcon, questa figura qui che ho comprato, diciamo, da gennaio principalmente, di subito. Voglio dire che sarebbe una scarsa produzione, che poi vedremo principalmente dopo, che come vi voglio già prognosticare da subitissimo, dopo di questa qui non sono finite le review delle Marvel Legends. Insomma, ci abbiamo ancora il dinamico duo metallico bootleg, e poi ci abbiamo ancora tutte le Marvel Legends che un po' hanno la wave di Ultimate Comics, quindi vi consiglio proprio di non perdere. Ovviamente non seguono proprio una linea per bene specifica, ma comunque sia, è giusto semplicemente viverlo così. Ovviamente qui ci sta molto bene. Vi metto poi Captain America e Falcon a confronto con uno dei miei Gundam che già messo anche nella precedente review, o meglio il Kamikaze Burning Gundam, così per dare un pochino di dimensioni. Bisogna dire che Marvel Legends sono veramente gigantesche in confronto ad un Gundam tipo HG. Vi metto poi Cap e Falcon a comparazione poi con la mia Marvel Legends di Spider-Man della Civil War. Ovviamente, per chi si ricorda bene la scena di combattimento, fantasticamente è piaciuta anche un casino, quindi sono veramente contentissimo di metterla proprio, perché è un tocco veramente simpatico, perché poi Spider-Man lì mi è piaciuto anche troppo. Ma vabbè, non vado a dilungarmi oltre.
E poi vi metto, perché no, a comparazione anche con un altro Spider-Man che ho comprato da poco, ovviamente su Spider-Man, per completarmi, cioè, veramente la wave, vedrete sicuramente anche di lui la recensione. Ah, e tra l'altro ho messo anche una manina proprio così, un pochettino in ordine di Chatham Spam ed è il suo famosissimo Marvel Legends Big Time, da uno Spider-Man, come lo chiama lui, e che mi fa morire da ridere, fa più in generale. E che è un po' un peccato che Chatham Spam non gli fa più fare tanto il movimento stop motion, sta mancando un po' un casino. Ed infine mi metto a comparazione Falcon e Cap con gli altri membri del team Iron Man, Iron Man 46 e principalmente anche War Machine, che sono del pack. E nella prossima puntata le andiamo ad analizzare. Quindi, allora, che dire di queste due figure qui? Sono fatte veramente, ma dico, veramente molto bene, mi piace molto di più. Allora, per Capitan America non mi vado totalmente ad esprimermi, perché ho già dato il mio parere principalmente nella recensione del 3-pack. Se vuoi sapere principalmente cosa ne penso, mi incendi andate. Diciamo sicuramente che qui apprezzo molto di più che fatto senza errori. E senza quel painting lì un po' sporchiccio, che un pochino mi dava un po' fastidio, voglio dire. E poi che sono contentissimo di avere lo scudo completamente fatto così proprio benissimo, semplicemente uscito un nuovo di fabbrica proprio solo per i film, e mi pare ha un tocco veramente fantastico. E poi per Falcon devo dire che ci sta, veramente molto bellissimo, personalmente contentissimo di averlo preso. A me Falcon è piaciuto veramente un casino, proprio nel film, proprio in generale, modo proprio più in generale. Guardate anche il film, che mi pare mi è piaciuto moltissimo. Quindi veramente sono veramente contentissimo di averlo veramente preso. È molto simile all'attore, quello che si vede nel film, quindi c'ha quasi tutto, voglio dire, a parte forse l'accessorio di Red Wing, veramente ci sta. Forse l'unica cosa che un pochettino non mi piace questa figura qui sono più che altro, sapete che cosa? Non proprio le articolazioni in sé, voglio dire, quelle sono accettabili, voglio dire, non siamo come con i livelli di Spider-Man o con i livelli di Iron Man o con i livelli di un Cap. Qui siamo proprio a livelli semplicemente che ok, ci poteva stare, ma gli accessori perché non hanno messo Red Wing? Perché? E questo mi rende un pochettino tristino. Comunque, se voglio che si fabbrica questo bellissimo Falcon, è principalmente quello di un 8.5. Gli do l'8.5 e non di più, perché semplicemente ci sta, voglio dire, ci sta benissimo, e sono contentissimo. E sto finalmente assemblando il Team Cap, e finalmente ha qualche membro proprio in più. Quindi sono veramente sta contentissimo. E poi pigliami Clint, Wanda e tutti gli altri. E tra l'altro hanno completato anche il team Iron Man, che manca solamente tre membri solamente, ma io Vedova Nera e Black Panther e Visione. Beh, Visione penso che dovrei prendere il bootleg, ma che so che ha un casino di persone. Vabbè, non mi dilungo proprio oltre più di qui. Diciamo che la mia parte si conclude qui, questa recensione qui del quadro per pack. Grazie mille a tutti quanti per la guardata. E vi ricordo, ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non vi è piaciuto lasciate un mi piace lo stesso. Mi raccomando, lasciate un commento, fatemi sapere la vostra, se d'accordo con me, se d'accordo con me e perché. E ricordiamoci che critiche e consigli sono ordine del giorno, quindi avete paura, sono veramente contentissimo anche di visualizzarli. Poi vi nuovo anche il mio solito invito, quando andate sulla mia pagina Facebook, di cui trovate il link in descrizione, e mi raccomando di dare un'occhiata, perché lì vedete tutte le cose fighe che ho fatto, principalmente. Tanto, non andrò a fare questa recensione qui. Tra l'altro, dimmi una cosa, se volete vedere, che magari vi scarico alcune delle mie prime cose fighe che faccio sulla pagina Facebook, e vi metto direttamente per i video, così magari un pochettino risparmio anche un po' più di tempo, perché a volte mi fanno un po' incavolare tutto qui, vuoi dire che non è facilissimo farlo. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Noi ci vediamo ad un prossimo video, e se vi va condividete il video per conoscere questo bellissimo Falcon, che mi pare merita un casino. Noi ci vediamo ad un prossimo video, e un ciao a vostro, The Ranger.